Piuttosto sputami in faccia. È il titolo del nostro spettacolo teatrale che qui è andato in scena il 6 e 7 marzo. È lo spettacolo teatrale che parla delle barriere mentali sulle quali il diversamente abile si deve inerpicare. In realtà noi sappiamo benissimo che le barriere architettoniche sono molto fastidiose per gli invalidi e diversamente abili, ma le barriere mentali, sociali, sono molto più fastidiose. E se non ci fossero ovviamente le barriere psicologiche, non ci sarebbero quelle architettoniche. Il nostro spettacolo è incentrato su una discussione a tre. C'è il disabile in scena, interpretato da me, Francesco, e i suoi due amici, amico 1 e amico 2. Che cosa succede? Durante una loro discussione si incominceranno a vomitare addosso tutto quello che non si sono mai detti prima e salteranno fuori verità scomode e quindi saranno costretti a non lasciarsi perdere, cosa che invece di solito accade troppo spesso normalmente nel mondo d'oggi. In realtà questo spettacolo è contro i generici, è contro tutti noi, è contro quelle persone che si credono, magari solo per incuranza, per lassismo, per cialtroneria, di non fare nulla, ma in realtà attaccano molto più duramente il diversamente abile e chiunque altro con il loro lasciar perdere. Spesso non se ne accorgono o non vogliono accorgersene. Nello spettacolo Piuttosto sputami in faccia, io interpreto il ruolo di Amica 2, che è l'alienata dei centri commerciali, amica di Francesco ma allo stesso tempo molto distante da lui dal punto di vista sociale. Io sono appunto alienata dei centri commerciali e ho il ruolo di dissacrare qualsiasi cosa venga detta da Francesco. Tutto quello che dice il disabile per me non è poi così importante e rilevante. Io riesco comunque in qualche modo a risolvere sempre la situazione con una battuta, con un sorriso. Concludo dicendo che io sono il soggetto che vado comunque avanti. Per me i problemi non sono poi effettivamente questi. Il disabile per me è uno come un altro e non riesco a capire quali siano realmente i suoi problemi. Nella storia io invece interpreto Amico 1, uno pseudo intellettuale il quale è praticamente troppo preso dalla sua vita e dal suo stile di vita piuttosto particolare e introspettivo, si lascia lentamente prendere dalla storia, dalle confessioni del suo caro amico Francesco. Chiaramente non può rimanere comunque indifferente a tutto quello che gli succede attorno, alla sofferenza che lui giornalmente comunque è costretto a subire. Il presidente dell'Associazione Italiana Paralisi Spastica, Angelo Catanzaro. Ecco, è un ringraziamento a tutti gli attori che hanno collaborato con noi. Lo scopo dello spettacolo è quello di far vedere alla gente le difficoltà che un disabile vive tutti i giorni e cercare quindi di aiutarli a vivere un po' meglio. Lo scopo dello spettacolo. Come se le vedessi assise sulle volte eccelse che sovrastano l'universo a dominare l'eternità. Tengo molto affinché non si sgualcisca. E quando si fanno quelle orribili orecchie alle pagine, sbraito come un dannato, come se mi avessero tirato un pugno in faccia. Non lo sopporto. Questo è tutto l'universo. Devo averne cura. Scusate, ho divagato. Mi sono lasciato prendere la mano, ma
Sapete, è difficile trovare qualcuno con cui parlare, dialogare.